Allora, hai avuto una vita, una carriera intensissima di collaborazioni con tanti episodi e tantissimi artisti che hai intrecciato nella tua strada. Sei stata amatissima, sei amatissima e stimata da tutti, dai grandi della musica con cui hai sempre collaborato. C'è qualcosa in particolare che senti di aver imparato da questo scambio e qualcosa che invece tu sai di aver dato? Ma io ho imparato tantissimo da tutti loro, da tutte le persone che ho incrociato nella mia vita. Il segreto è sempre cercare di frequentare persone migliori di te, perché le persone migliori di te ti migliorano. E io ho avuto il privilegio di stare accanto a delle persone che stimavo anche prima di conoscerle. Quello che riesco a dare io, ecco, se io, qualche volta me lo dicono, se divento punto di riferimento di qualcuno, io ne vado orgogliosa. Se divento punto di riferimento, come, che ne so, per esempio De André è stato per me, o come altri che ho incontrato, beh, è un complimento enorme. Ma mi piace più parlare di quello che ho ricevuto che di quello che ho dato. Quello che ho dato non sta a me poterlo raccontare. Fiorella, è un'estate intensissima anche di una tournée con l'orchestra sinfonica. Come riaffrontare tutto il repertorio in chiave sinfonica, appunto? È un'esperienza bellissima, perché sentire queste canzoni arrangiate in una maniera completamente sinfonica, per cui così distante dai concerti pop che sono abituata a fare, no? Con un organico pop, basso, chitarra, batteria. Invece sentire cantare l'orchestra e sentire questi arrangiamenti fatti per un'orchestra sinfonica è completamente diverso. Sarà un'esperienza diversa, ma è un'esperienza che volevo fare da tanto tempo. In queste due serate evento hai tantissimi amici che vengono a trovarti sul palco. Che cos'è per te l'amicizia? È una grande festa dell'amicizia questa. L'amicizia è un sentimento bellissimo, come l'amore. Avere qua tutti questi miei amici, colleghi, con alcuni sono diventata più amica, con gli altri un po' meno, ma non perché non nutriamo affetto l'uno per l'altro, ma perché ci vediamo meno, ma tutte le volte che ci scambiamo al telefono le nostre impressioni su quello che succede nel mondo, quello è sempre un attestato di amicizia. Io diciamo che forse direi che su quel palco stasera, oltre l'amicizia, vedremo soprattutto la stima reciproca. E credo che la stima, guarda, ti dirò, oserei dire che forse è più importante ancora dell'amicizia. Perché senza stima non c'è né amore né amicizia.